ti sdrai altezza mento, non ti sdrai altezza qua, occhi sul bilanciere, scapole addotte, ti fai male. Stai sbattendo? Uno dei miei tanti errori è stato quello di non essermi mai affidato a qualcuno intanto di competente che mi spiega la panca. Non faccio tutorial su panca e resto, andate a vedere Domingo Poliandri perché... Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono di nuovo nella home gym di questo ragazzo di Rocky Balboa. Ma sono sempre nei suoi video. Ma sono sempre nei miei video, ultimamente ci hai preso gusto, esatto. E stai praticamente stai prendendo parte a tutti i miei video. E oggi... Non è che vorrei diventare famoso. Ah già. Io voglio diventare miliardario, che cazzo mi frega diventare famoso. Ah già, lo è già. Parolacce. Lo è già più famoso di me, quindi ragazzi, cosa c'ho da dire? Ma oggi non saremo qua per pugilato, sport da combattimento, ma per un'altra cosa. Io purtroppo, ragazzi, ho un difetto veramente grosso. Io, come sicuramente il 99% di voi che starete guardando questo video, ovvero la panca piana. Un esercizio che faccio molto spesso in palestra, è uno degli esercizi che penso di aver praticato di più quando faccio sala pesi, quando cerco di integrare i pesi, mi sto sistemando i capelli così sono a posto. È uno degli esercizi appunto che utilizzo di più nella crescita muscolare per far crescere il petto, però diciamo che secondo me non l'ho mai fatto bene. Oggi sono qua con Rookie perché mi spiegherà finalmente come fare la panca piana, cosa sbaglio e come magari ci possono essere un po' di consigli molto preziosi anche per voi che state guardando questo video. Ho detto perché non registrarlo, giusto? Bella idea direi. Allora, intanto un format questo qua che è di proprietà per me di Domingo Poliandri, che è stato il mio istruttore online per quasi un annetto nel periodo Covid. Non sono un panchista, non sono un powerlifter. Diciamo che in 9 mesi, con uno come Domingo che ti segue, 2 basi le ho imparate. Da lì ho capito che la maggior parte delle palestre in Italia non sanno insegnare la panca. Ci vedo delle porcate incredibili. E le vedo anche nelle palestre dove poi praticano sport da combattimento, dove magari mettono qualche ragazzo sotto i pesi e fanno delle porcate atomiche. Quindi 2 basi sui fondamentali, che sono squat, panca e stacco, andrebbero dettate, mettila così. Ma squat e stacco non lo vediamo oggi perché vediamo solo la panca, ci metteremo, esatto, troppo tempo e io non ho mai fatto squat in vita mia. Ok, quindi... panca, allora intanto ti dico solo una cosa, sì. Ma non è colpa tua, sì. Hai detto una pirlata che non è colpa tua, sì. Ho detto io per far crescere il petto uso la panca. Sì, nella mia testa mi hanno sempre detto questo. Allora, la panca sicuramente coinvolge il petto, però la panca è un esercizio multiarticolare come squat e stacco, quindi coinvolge più gruppi muscolari. Ok. Quindi focalizzarsi sul petto ti deconcentra completamente da quella che poi la vera panca piana. Anche perché io ti dico una cosa mia, quando lavoro di panca, sì, quando faccio la panca piana, il muscolo che sento lavorare di più è il deltoide anteriore. Ok, quello non deve proprio lavorare. Cioè proprio quello non lo devi neanche sentire, vuol dire che... Non ci ho capito niente! Panchi proprio di cane. Completamente. Sai cos'è? Magari anche perché sono un po'... Beh, bravo. Cioè un po' gobbo in avanti. No, ma io proprio ho visto che sei settato in panca e non ti sei settato. Quindi è una cosa un po' mia anche magari perché sono gobbo, perché sono... Quindi se ti va di darmi qualche dritta, vai. Come fare, cosa... Volentieri. Come cominciamo? Intanto mi fai vedere quando arrivi in palestra come ti approccia la panca. Cioè tu cosa fai quando arrivi in palestra? Ok, te la faccio subito la scena. Così vai, tu arrivi in palestra, ti capisci di fare la panca per prima. Sì, 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 la panca la faccio sempre come primo esercizio perché è quello più pesante, quando carico tanto. Ok, allora tu arrivi in palestra, cosa fai? Ok, allora bro, devo farti praticamente la scena di io che arrivo in palestra. Esatto. Cioè è proprio la stessa scena che faccio io quando arrivo in palestra. Tu arrivi in palestra, ti avvicini alla panca, cosa fai? Allora, vai. Arrivo in palestra. Sì. Mi siedo un attimino. Ok. Prendo il telefono, guardo un po' di ragazze su Instagram. Mi dissocio. Ma a parte quello. Tutti fanno così. Sì, ma a parte quello. Cosa fai? E tu mi hai detto cosa fai appena arrivi in palestra. Grazie ragazzi, è stato bello. No, dai. Però ti faccio esattamente tutta la scena così capisci. Me ne sto un po' così. Ma io devo aspettare che tu scorri tutte le tipe, sì, su Instagram. Sì, sì, no, poi vabbè, ad un certo punto apro. Apro il timer. Ok, poi poso il telefono per terra, qua, esattamente. Ok, qua. Perfetto, poi. Dopodiché, prima cosa, comincio a scaldare senza peso, perché mettere peso subito non ha senso andare a sforzare un po' troppo il petto, cioè sei freddo ancora. Quindi prima bisogna scaldarsi. Mi metto qua. Scapole. Bene. In fuori, presa bella larga. Sto a capire cosa vuol dire in fuori, ma ok. Okay. Scapole, cioè scapole che toccano la panca. Ok, quindi. Hai capito? Ok. Scapole che toccano la panca. Sì. Presa larga, dove ci sono le stanghette qua. Okay. Dopodiché mi posiziono. Apri le mani. Ok. Ok. Qua. Dopodiché faccio questo lavoro qua. Spingo comunque per cercare di creare un archetto qua con la schiena, che mi è stato insegnato così. Ok. E alzo.
Okay. Alzo, scendo giù. Sì. Petto, altezza petto. Sì. Ok. Per 15 ripetizioni. Poso questo e comincio a caricare i pesi. Ok. E mi faccio, magari in base alla programmazione che ho, 4 serie da 12 colpi. Sì. Per fare quando cercavo di fare, anzi addirittura ne facevo 16 per lavorare sulla resistenza. Ok. Oppure quando devo fare potenziamento, cioè tipo una forza, facevo 5 serie con un carico maggiore. Okay. Allora anche lì è molto generalizzare pensare che, non so, 5 reps siano per la forza e 16 reps siano per la resistenza. È un discorso molto generico, ci serve andare più a fondo, ma non è l'argomento di oggi. Allora intanto tu dovessi scaldare un minimo prima di approcciarti anche un bilanciere vuoto. Scusa, questo cos'è? Una schifezza incredibile che non si può guardare. Cioè, veramente. Scusa, stai dicendo che non va bene scaldare con il bilanciere? Sì, ma prima dovresti fare un riscaldamento generale minimo. Ma in sala nessuno ti sta dietro a... No. Il problema è che non lo fa nessuno. Cioè, non so se sono in Italia, no, anche in America sono peggiori di noi. È perché vogliono farsi pagare. Vuoi che ti seguo? Ma porca puttana. Cioè, Larry Wills ha imparato la panca piana tipo 6 mesi fa. Ma sul serio, raga, sul serio l'ha imparata 6 mesi fa. E poi comunque la fa male lo stesso perché non mi frega un cazzo lui. Però... Quindi, ho sbagliato tutto per dire. Allora, tu arrivi alla panca, non la guardare nemmeno. Il mio ragionamento era, già comunque arrivo un minimo caldo perché il riscaldamento è acceso in macchina. Ma... Io mi dissocio. Comunque, apro una parentesi. Però comunque ti sei mosso tutto il giorno. Sì. Quindi sei già, non è che mi sono appena svegliato, no, tutto certo. Rigido, arrivo in palestra e okay, parto. Però cioè... tu non ti sei scaldato, per esempio quando facciamo, noi facciamo okay. Pugilato, quando facciamo pugilato fai un riscaldamento propedeutico okay, a quello esatto. Che sarà poi, che può ecco essere... Ecco perché propedeutico è... Sì, però tu non è che fai sparring appena arrivi, tu fai vuoto, ok, fai un po' di mobility magari, fai qualcosa che ti scalda e ti rende il riscaldamento propedeutico a quello che puoi andare a fare, che sarà lo sparring, un eventuale match, quello che è uguale per la panca piana. Quindi, tagliando corto, sì? Cosa devo fare appena arrivo in palestra? Ti alzi dalla panca all'istante, allora, non è una regola generale, però lui essendo un neofita totale della panca, due robine dove andiamo a scaldare, andiamo a guardarle, e l'astico... La faccio solo da 10 anni. Apposta! A quanto pare male, un neofita. Madonna, allora, 10 anni neofita. Allora, elastico, intanto andiamo a vedere un pochino anche la mobilità scapolare. Okay. Allora, intanto scapole addotte, quindi si avvicinano tra di loro, e depresse, quindi abbassi okay. Verso il basso. Devi sentire il trapezio che si abbassa, tiri giù. Quindi uno e giù. Fai finta che sia un bilanciere, sì. Ok? Da qua, questo. Ok. Okay? Non questo, okay? Ok? Non questo, ma questo. Guarda come tiro giù i gomiti. Spalle giù. Bravo, i gomiti mi portano giù il trapezio. Okay. Questo da qua, tiri esterno. Questo, vedi come schiaccio le scapole dietro. Okay. Poi c'ho anche la pancia grossa, lo vedi. Questo te lo faccio vedere di fianco. Sì. Ok. Questo. Okay. Questo. Tiri proprio, allarghi. Op. Ok, proviamo. Vai, vai. Tira, esatto. Non è solo di braccia, ma allarga il petto. Bravo, meglio. Ok? Allora, è un po' rigido il ragazzo, quindi mi capisco viene, un po' di cose. Cavolo, mi viene da andare giù. Esatto, invece stai bravo. Lì, già meglio. Già meglio. Fallo un po' più piano. Lì, senti proprio bravo, ancora? Sento le spalle. Bravo, sì, ma non è che senti le spalle. Perché comunque vado a tirare. Vai, ora ripeto, raga, non sono un maestro di panca, cioè due dritte le ho imparate, ma veramente due non... Non faccio un tutorial su panca e il resto, andate a vedere Domingo Poliandri, perché... Sullo sterno, devi sentirlo sullo sterno. Okay. Bravo. Va bene com'è? Vai. Già meglio, sì. Ovviamente, prima volta sei un pochino impacciato, ma è normale. Bravo. Lì, stop un pochino. Ok, meno male adesso non ti stiamo a scaldare okay. Lentano, che tanto non facciamo un grosso carico. Appoggiamo un po' l'elastichino. Può essere che ci sia da smobilitare qualcosa, il top, e lui, è il rullino. L'hai mai usato? No. Non l'hai mai usato? Allora, la prima volta muori di dolore. Cosa bisogna fare con questo? Lo faccio vedere. Vedi che questo c'è l'appoggino per, lo faccio vedere anche ragazzi, per la colonna vertebrale centrale. Sì. Tu ti metti qua, tu ti metti a terra. Ora, io sono, sembro una balena spiaggiata, ma il concetto è lo stesso. Da qua ti centri, senti dov'è la colonna vertebrale. Mi metto al centro, ok? Ti alzi in questo modo qua, perché c'è il microfono che sbarella. E sentirai dei crack. Lo fai scorrere dall'inizio delle da sopra le scapole fino alla fine delle costole. Non andare sulla lombare. Senti il crack fra un po'. Sentito? Ok. Aia. Ti sta sciogliendo tutto. Mi sa che fa male okay. Questo. Ok. Allora inizialmente la prima volta sì, poi lo ami, cioè non puoi farne a meno. Allora devo mettermi qua. Yes. Seduto.
e passo esatto, da sul, con le dita, senti se al centro la colonna vertebrale al centro di quel buco. Dovrebbe che c'è sul dentro. Perfetto. Ora dall'inizio delle scapole fino alla fine delle costole, fino a qua. Okay. Quindi non sulla lombare. Ma vai. Che cazzo serve con la panca piana questo? Vai, sciogli, sciogli. Fa male? Com'è? Sembri un cetaceo. Non ti si può guardare. Sciolto, sciolto, devi stare rilassato. Braccia in alto anche un po', bravo. Rilassato. Sciogli, sciogli, sciogli. Ho questo esercizio. Sciogli, sciogli, sciogli. Ancora, vai, 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 ancora un pochino, vai, vai, vai. Vai, vai, soffri un po', madonna, soffri. Madonna, madonna, ragazzi. Soffri. Dolore che non potete... Soffri, soffri. Immaginare. Una cosa che forse sbaglio, sì, essendo che magari all'inizio... Sì. Questa roba è veramente rigida, ragazzi. C'è, cioè, sì, una roba veramente... E che poi si sono appiattite le punte, all'inizio erano gli spuntoni. Ah, che cazzo, c'erano, cioè, i chiodi. Il next, sì, level è con i chiodi. devi farla con i chiodi a resistere. No, una cosa che ho notato, per il dolore mi viene da incriccare il collo. Bravo, sono normale, invece ed, ed è sbagliato, vero? Sì, devi star sciolto. Quindi bisogna cercare di stare il più sciolto possibile. Però all'inizio fa molto male, cioè almeno a me ha fatto molto male, anche secondo me anche a te, quindi è normale. Poi però devi star sciolto. Quindi questo è il secondo esercizio che tu consigli di fare. Come? Esatto, che hanno consigliato a me, io mi trovo bene, quindi consiglio agli altri. Ma ripeto, non sono maestro di panca, do due dritte. Allora, metto dentro la maglia così non esce la panza e magari c'è la gente che lo guarda a cena o a pranzo. O non esce la panca. Ah, non esce la panca. Ah, oh, che roba. Allora, tish dry al centro, ok? Centrato alla panca. Tish dry, occhi puntati contro il bilanciere, ok? Quindi non ti sdrai al testamento, non ti sdrai altezza qua, occhi sul bilanciere, scapole addotte, vedi che forma un arco, l'arco è toracico, è da qua che si alza, non da qua, ok? Arco toracico e rilassi. Le mani, come hai fatto tu, le metti a cazzo, infatti vedi una mano così e una mano così, vedi le stanghette, indici sulle stanghette. Così senti che sia la stessa misura. Da qua centrato non muovi il set. Piedi piantati a terra, vicini alla panca. Ti fai più indietro finché non senti che inizia a staccarsi il tallone. Ti fermi perché i piedi completamente a terra e spingi. Tu devi scendere dalla panca piana che le gambe ti tremano e i quadricipi ti lavorano, sono attivi. Spingi in modo che anche i glutei sembra che si stacchino dalla panca, ma devi sempre sentirla. Si chiama leg drive attivo. Sganci, porti in set, senti il bilanciere che ti schiaccia, quindi non che ti tira verso il là, che attiverebbe le spalle, né in qua, che sforzerebbe le spalle, ma ti schiaccia sotto di sé. Da lì scendi controllato, altezza esterno, fermo un secondo, su, non rimbalzate, non fate questo, boom, boom. No, non quella è una delle cose che mi viene da fare quando sento il peso. Infatti la prima cosa che ho visto, pesante. Non fate le mezze rep tipo qua, ok? Da qua lo controllate e lo guardate sempre il bilanciere, non che guardi in alto, ti fai cazzi tuoi, in questo modo qua. Quindi da qua guardi scendere, ferma il petto, tanto io su, senza occhiali non lo vedo, quindi. Ferma il petto, su, ferma il petto, su. Ora senza peso sono più instabile ovviamente. Ok, ok, ok. Questa è la panca. Ok, quindi come terzo esercizio tu dici di passare poi approcciamo, ok, alla panca vuota comunque. No, io ci carico già del peso. Ah, ok. Sì, sì, ci carico già un perché peso. Perché è più stabile, no? Sì, all'inizio un pochino. Ah, poi se magari tu ti trovi bene e farlo col bilanciere vuoto nella prima serie, fallo. Però ti ripeto, spesso è più una paramentale che altro. Vabbè, dai, facciamo 10-10, che dici? Ma sì, dai. Ci poggiamo qua, esatto, così. Bene al centro della panca. Guarda se sei al centro della, okay, panca. Solo perfetto, al centro della panca. Ok. Discendi dalle stelle. Mi tocca la testa. Metto giù. Ok. Sì, oramai ho imparato il coso. Perfetto. Ok, ora sono schiacciato completamente. Yes. Braccio scapole. Su. Alzo le scapole. Esatto. Senti gambe, proprio che il torace diventa, si alza. Sì. Ok? Sì. Rilassato sul trapezio, quindi tiri verso il basso, questa parte qua. Ok. Ok. Indici sulla prima riga, in modo che sai che sei perfettamente bilanciato tra le due mani. Sul bilanciere c'è la presa, okay, uguale. Così? Ok, esatto. Okay. Da lì, senza cambiare il set, piedi vicino alla panca, ok? E più indietro possibile. Quando senti che si staccano il tallone, non devono... Anche sulle punte, va bene? No, mai. Sì, bravo. Okay. Piedi sempre a terra. Leg drive attivo cosa vuol dire? Tu devi spingere come se volessi sollevare il culo dalla panca, ma devi sempre sentirlo sfiorare. Perché? Perché questo modo qua ti stabilizza. Hai presente quei camion che, okay, potano le piante, piantano i piedi a terra? Ora sganci, bravo, lo porti nel punto in cui senti che ti schiaccia, che, okay, è qua, ok? Da qua scendi, altezza esterno, su, buono, vai, pensavo peggio, giù, guarda il bilanciere anche mentre scende, su. Ma così non lo vedo. Un pochino, vai, su, ok, giù, seguilo finché riesci con gli occhi ovviamente, su, un altro colpo se riesci, buono comunque, vai, su, le gambe sempre accese, su, buono, molto più stabile, giù, su, yes, giù. Giù intendevo appoggiarlo sul rack. Rack.
Oh, bomba. Non ti destabilizzare, ok. Ok. Wow, è sento lavorare qua. Ok. Ok. Molto meglio. Va bene questa parte sì. qua così, cioè proprio giusto? Sì, diciamo che anche le gambe quando scendi senti sì, che sono un sì, po' sì, stanche. No, ma più che altro quando inizi a spingere i tricipiti. I tricipiti poi sono gli estensori okay. dell'avambraccio. Quindi è normale quindi, sentire. Normale che senti il petto. Tricipiti, quadricipiti io scendo che bruciano, ovviamente non ipertrofizzano come lo squat, però comunque chiaro. Ci sono in mezzo. E immagina quando scendi di frenare col dorso, coi dorsali, okay. frenata. Okay. Ti fanno da su. Cioè, quando sei da solo, per sganciarlo, questo potrebbe diventare un problema. Questo potrebbe farti andare fuori set. Clac okay. e perdi okay. il set scapolare. Da okay. qua, indici, punti sì. i piedi adesso. Okay. Ok, arco, okay. ok, aria dentro, c'ho il microfono che mi va sulla gola, yeah. aria dentro, sganci, porti in set, culo a terra, piedi appoggiati, ah, okay. ok, aria okay. dentro, wow, ok, quando stendi non fai questo, non perdi il set, okay, okay, okay. sempre incastrato, si stendono solo le braccia, ok, 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 quando butti l'aria fuori? Quando salgo. Quando sali. Allora, o alla fine, ci faccio. Allora, sono due modi, scusami. O tiri dentro aria prima, lo faccio quando ho un carico molto pesante, quindi qua. Ok. Oppure quando ho finito lo butto fuori. Ok. Ok. okay. Quando appoggi il bilanciere, non aver paura, specialmente se hai un carico pesante in mano, perché ti cuoci. Abbiamo messo 10, sono 40 kg. Yes, voglio andare a 50, 60? Voglio mettere altri 15-15. Quanto è di massimale? 15-15. Guarda che pesa, Non l'ho mai fatto, ma problema, al massimo se cade. Ma sai perché è troppo? Perché è una tecnica nuova. Ok. Per quello secondo me non c'è. E voglio provare con la tecnica e nuova. Facciamolo! E facciamolo! Apri l'altro. Yeah. Sto per alzare 70 kg con una tecnica che non ho mai fatto in vita mia. Quindi, mettete like adesso, per favore. E commentate con dai Ervin, ce la puoi farcela. Per sistemare il carico, punte prima, ok? Bravissimo, punte proprio, ti fai indietro come se volessi fare un ponte. Okay. Presenti i ponti che e fai. Faccio questo intanto scendo. Anca. Vai. Ok, te lo porti. No, però sono troppi 70, ma non farò neanche una rep. Okay. Appoggio. Okay? Appoggio. Ma non appoggia lì. Ti fai male. Ok. Ok. Stai sbattendo? No, non sto sbattendo. Sì, non fai fermo al petto. Fermo un secondo. Lì, su. Yes. Sì, cazzo, un altro lavoro. Già. Oh. Sai perché ho voluto provare? Ora, a parte tutto, sai perché ho voluto provare i 70 kg? Sì. Perché era quelli che facevo solitamente. Ok. Ok, quindi facevo magari... Ah, così è il paragone 8... con un carico esatto. che di solito ti trovi comodo. Ed è completamente un altro lavoro. Vai, sei con un altro lavoro, completamente. È normale sentir tirare un po' anche dietro? Sì, sì, all'inizio okay. magari è anche una questione di mobilità, ti senti tutto tronco. Obbligato okay. magari rigidisci parti che non dovresti rigidire. Quindi scendi che sei un pochino poi più... Poi anche un po' che non la faccio. Però volevo avere come metro di paragone... 70 kg come li facevo prima, che facevo 8 ripetizioni senza problemi. Ok, e mi ma molto adesso. Probabilmente perché andavo a lavorare tanto di deltoidi. Andavo a lavorare di spalle, probabilmente per anche perché aprivi. Sicuro che aprivi. Quindi sono molto più forte di spalle che di petto. Quindi. In realtà non è proprio così, è che per avvantaggiarti magari inizialmente sì, uno anche un neofita, cioè uno che si approccia alla banca le prime volte, okay. magari spinge di più allargando sicuramente, esatto. il problema è che te le consumi, col tempo non è una posizione naturale, ti vai a disintegrare, in più non riesci a sollevare carichi elevati in questa posizione qua. Ok. Infatti perché i powerlifter sono quelli che sollevano più carico? Perché sono quelli biomeccanicamente settati meglio e okay. quella posizione gli permette di spingere un chilaggio molto elevato senza infortunarsi. Conviene farsi seguire da un professionista dei fondamentali, cioè da un coach che sappia fare... Ma purtroppo uno dei miei tanti errori è stato quello di non essermi mai affidato a qualcuno intanto di competente che mi spiega la panca, perché la maggior parte delle persone, dei personal trainer ti vedono, spingi, sì, inarca la schiena, ti metto la mano sotto la schiena, boh, inarcata. Va benissimo. Mo spingi. Sì, sì, no, sì, ok. Va? Un po' più basso, un po' più alto. Vai, 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 tutto quello che c'hai. Non si scherza con questo, ragazzi, del problema, cioè, ed è uno dei miei grandi problemi che ho avuto nel corso del tempo, che ha fatto sì che rimanessi incastrato. Sono tutto incastrato proprio per questa roba qua. I pesi fatti male. In più non è possibile sollevare un carico serio se non sei mobile. Cioè non ti farei mai fare un massimale se non ti vedo fare un arco un minimo decente. Certo. Cioè se sei sdraiato come una balena, tipo spiaggia, non ti
metto 150. E invece l'ignoranza cosa ti porta a fare? Vai. Cioè, poi fatto malissimo, ovvio che lavori, qualcosa fai sempre. Beh, cioè, da zero a... È una cavolata pensare anche che tipo non fai muscolo. Comunque, sono riuscito a raggiungere un fisico quantomeno decente, non ora, qualche anno fa, facendo gli esercizi anche male. Il problema non è quello, che il lato estetico magari è migliorato lo stesso. Perché fare qualcosa è sempre meglio che stare sul divano. Sì, quello sicuro. Cioè, già qualcosa fate. Il problema è a lungo andare i postumi. Quella è la parte più importante. Il problema è che la gente ragiona così: vabbè, io ho i postumi, però divento un bomber perché sì, mi sfondo, però poi i miei muscoli saranno. I tuoi muscoli crescono meglio, uguale o meglio, se l'esercizio lo fai bene. Perché, cioè, guardiamo per esempio Erwin era completamente spento. Cioè, stava giù, tipo spiaggiato, sì, ne arcava un po', gambe. E lo massimale per come lo faccio io, per come lo facevo prima, qualche anno fa ho alzato 100 kg. Che con un set fatto a cazzo. Però se ti, in quella stessa giornata ti avessi... Il problema è che con un set fatto a cazzo, 100 kg, con un set fatto bene, capace che il mio massimale era 80. Sì, sul momento sì, ma alla lunga alzi di più. Beh, certo. Quel punto. Perché anche tecnica, cioè. Solo che la gente gli tira il c***o indietro con i chilaggi. Perché è arrivato a un certo chilaggio, 130, 140. Psicologicamente è una cosa. Psicologicamente. Esatto. Psicologicamente adesso, quando tu mi hai detto no, facciamo meno, ho detto no. No, voglio fare 70, ma certo. Voglio vedere, poi era anche una cosa mia, ti ho già spiegato che volevo vedere a paragone delle due tecniche il 70 kg di prima rispetto ad adesso, cioè di adesso rispetto a prima. Però a livello psicologico, ragazzi, è veramente demoralizzante, perché dici, è come far sparring con qualcuno che lo fa da quando hai cominciato te, da 10 anni, e poi uno ti dice vai a far sparring con uno che lo fa da 2 giorni, capito? Esatto. E magari prendi pure botte da quello. Guarda, ti passa la fantasia. Ti faccio fare un'ultima cosa che dura 60 secondi, ce l'hai. Vai. Ti scarico i 30 kg, sì, ok? Ti lascio con 10 kg per parte e poi ti faccio capire perché la gente ipertrofizza e sviluppa anche meno forza. Fare un errore che fanno tutti, fai anche tu. Devi farlo te? Te lo faccio vedere io un attimo. Ok. Allora, ed è il rimbalzo. Quando tu rimbalzi, okay, spegni tutti i muscoli, ok? Vedi che mi spengo? Sì. E poi li riaccendo. Ok? Il problema qual è? Il rimbalzo ti dà la sensazione di ok, riesco a sollevare quel carico. In realtà non è il tuo muscolo che l'ha alzato, è il rimbalzo. Quindi tu hai spento e stai lavorando meno. In più ti trovi in mano un carico che il tuo corpo non è in grado di gestire realmente. Ma quando fai il fermo al petto... Quando mi hai detto il coso di fermarmi al petto, ho sentito proprio un... Bravo. Se mo come parto? Quando fai il fermo, esatto, tu hai il carico in mano tutto il tempo, non scarichi neanche un grammo. Okay. Quindi da qua hai il carico in mano, ce l'ho ancora, al 100%. Al 100%. Ora fai questo. 1, 2, 3, su. Okay. Ci facciamo 4-5 rep così, anche 6-7 ci stai. Porta. Ok. Scendi. Devi sfiorare il petto. 1. No, vedi che siamo lato. 2, 3, su. Ho sentito, sbatte sul petto. Okay, devi sfiorare la maglia. 1, 2, 3, up. Altri 2, vai. 1, 2, 3, su. Ultimo, vai. 1, 2, 3, up. Com'è? Poggia pure. 1, 2, 3, su. Senti tutto il carico tutto il tempo. Sto cercando di sistemare scapole e tutto quanto, i piedi anche. Ti ricordo che va sistemato, beh, è normale che lo fai adesso, però va sistemato prima, dopo non ti devi più muovere. Faccio i talloni giù. Su, bravo. È normale che inizi a pensare a un botto di cose. Vai. 1, 2, 3. Su, appoggia pure il rack e dopo ti spiego il perché. Com'è? Pesantissimo, cavolo. Qua arriva il sistema nervoso. Mamma il sistema mia. Nervoso si accende quando ha tutto quel carico in mano. Quindi la gente pensa a livello muscolare, ma si rende conto che il sistema nervoso è quello che... Uno pensa, cavolo, sto alzando 100 kg, ma di rimbalzo è più facile. Bravo, sei un giocatore di basket. È come barare un po' questa stai barando a tutti gli effetti. Non va bene barare, ragazzi. Non va bene. Per non barate. Ragazzi, faccio vedere l'ultimo. Questa è una variante. Fermo 3 secondi. Ora ti faccio l'isocinetica. E ti spiego cosa sta facendo. Gli sistemo la traiettoria del bilanciere. Vedi che sei ballerino quando sì, scendi? Sì, sì. Ok, stai a vedere come ti tolgo la ballerinità. La ballerina, ma io sono un ballerino. Ma qua, vuoi sono vedere? Come Rondo da Sosa. Sei pronto? Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Questo. Mamma. Però ti carico 5 kg in più. Shhh. Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un'altra. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, tira aria mentre scendi, dentro, mentre scendi, vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, parti più piano quando riparti, vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, stop. Com'è? Mamma mia. Top, benvenuto nella panca piana. Basta ragazzi. Basta raga, basta. Ho già capito una cosa, non la farò mai più sta panca piana. Non mi interessa, non mi ha mai portato niente sta panca piana. Ma io la odio sta panca piana. Ruki, ragazzi, non seguite. No, raga. Non seguite, perché fare esercizi tutti sbagliati. Io non c'ho più voglia di far panca piana, basta. Da ora in poi, ragazzi, vuoto coi pesetti, ripetute al sacco. Corda, così. Il tempo. Ciao a tutti ragazzi. Oh!